Tornati al TRC Sport, apriamo il nostro telegiornale sportivo parlando di pallavolo, una vigilia possiamo dire così anomala per la Valsa Group che domani alle 18 gioca a Perugia il terzo turno del gironcino per il quinto posto, anomala perché si continua inevitabilmente a parlare del mancato rinnovo di coach Gianni. Questo pomeriggio ai nostri microfoni Andrea Sartoretti ha provato a spiegare i motivi della scelta e ha parlato anche del prossimo allenatore. Andrea Gianni, oltre che a livello personale, che conosco da 35 anni, quindi oltre che essere un allenatore e anche un amico, trovarci a gestire questa situazione non è sicuramente semplice. I tempi e i modi non sono mai buoni e non sono mai quelli giusti quando avvengono queste cose. Il dispiacere per la persona rimarrà sempre e siamo grati infinitamente, come abbiamo anche più volte detto, del lavoro svolto e anche del trionfo della Coppa di quest'anno. Giugno-luglio questa società aveva una proprietà nuova, aveva insita la voglia di cambiamento e in alcune cose l'aveva fatto immediatamente, per altre invece erano rimaste un po' in stand-by. Abbiamo cercato comunque di lavorare nel massimo della serenità, nel portare a tutti nelle condizioni migliori di esprimere il loro 100%, e questo secondo me ha portato anche a un grande risultato che è quello della vittoria. La stessa cosa vale per l'allenatore con cui avevamo fatto un accordo inizialmente di un anno, poi si era prevista anche nell'immediato la possibilità di prolungarlo, ma anche di uscita da entrambe le parti senza nulla a dovere. Questo è avvenuto, e è una decisione, come ho detto, complicata, però ecco, non è dell'immediato. Ora è inevitabile guardare al futuro, tutto l'ambiente si sta chiedendo cosa succederà, chi sarà il prossimo allenatore. Partiamo intanto, avete già un nome, su cosa state lavorando? È ovvio che sì, anche se è tutto avvenuto ancora da pochissimo tempo, però siamo a buon punto per trovare la soluzione migliore per il gruppo che presenteremo per la prossima stagione.